salutare. Ah, posso salutare? Ciao ragazzi, da Remo Cenziana, nei cieli di Cassino. Stiamo risalendo il Monte Gaira, un po' di vento a fine giornata, però diciamo che la vista merita. Chi vuoi salutare, Cenziana? Fai una battuta teatrale, dai. Una battuta teatrale. Come da miglior quiz show televisivo, saluto tutti quelli che mi conoscono. Siamo a quanti metri? 1100 adesso. Ok. Non siamo tanto alti, perché abbiamo perso lo scaroccio della termica. Guarda che bello, mi sono donato un balcone, spettacolare. Dopo la catena che va a Pescasseroli, a Opi, vedi quello è risalito, guarda qua. Mazza, quanto vabbè, ma il monoposto. Vabbè, monoposto, un'altra cosa, c'è solo lui là. Certo. Gli altri sono comunque 60 kg in meno, non è che sono. Eh? Dico comunque sono 50 kg in meno, ma non è solo quello, è anche la questione del tipo di ala, cioè il tipo di profilo, capito? È un profilo differente quello. Abbiamo preso l'onda sotto onda, mo praticamente ci sta spingendo qui e ci sta facendo salire, ma molto lentamente. Io vorrei sbarcare. Se invece scendiamo. Devo scendere? Sì, perché lo stomaco è andato. Non dico che è andato, però comunque. Oh, c'è anche la luna in diretta, ore 12. Ottimo. Giovanni risponde. Giovanni da Remo, passo. Sì, ti sento, Remo. Dove sei?
via Monte Sacro? Sì, Monte Talenti. Qualcosa con cioè quelle case nuove, quella parte di case nuove dove c'era il palazzo della SAI. Allora, sul palazzo della SAI mi trovi impreparata. Talenti, cos'è che dove sta via Legante? Viale Kant. Viale Kant, eh. Beh sì, praticamente da quell'incrocio con la Nomentana, incrociando la Nomentana andando verso fuori. Ok, prima o dopo la Pugolotta? Poco prima. Ah, poco prima. Il gol era questo, quindi piano piano siamo saliti tanto. Vedo? Con le mani. Se guardo giù mi dà un po' fastidio, sì. Devo guardare l'orizzonte. Ma com'è la sensazione che senti? Tipo nausea. Tipo nausea. Forse giri in girelli. Possibile che giri in girelli in pieno. Sì, sì, tra di noi per scendere velocemente facciamo. Sì, sì, lo so. Lo so perché quando ho fatto il lancio col paracadute anche lì. Ah, ok. Mi ha dato all'ultimo. Adesso ti faccio divertire un pochino. Ha tirato una corda sola, ha iniziato a vorticare, io ho fatto fermati. Sempre lui. Puoi aprire, scusa. Principe, ricorda che chi male pensa male fa. Hai capito, principe? Ti sei venuta la cardaglia, rimorchiacci, stracci. Parla, fratello. Fratellino. Notare? No, perché sono... Sei? Scombussolata. Sei? Tra un po' di favore quelli del divorzio. No. Non ho capito. Non puoi che... No, rimango concentrata per lo stomaco. Sì, sì, sì. Thank you.